Bella regà, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi è giovedì, quindi aggiornamento settimanale con tutte le news e i cambiamenti del DLC. Quindi iniziamo subito ragazzi dal casino e come veicolo dal podio, come potete vedere, abbiamo la Italy GTB Custom ragazzi. Per vincere questo veicolo glitch della ruota potete vincere sempre ciò che volete. Vi lascio il link in descrizione del video e vi consiglio sempre, una volta che siamo qua al casino, di prendere sempre le chips, che non si sa mai, possono venire bene per gli outfit o per qualsiasi altra cosa. A questo punto passiamo ragazzi a LS Autoraduno, dove ragazzi troviamo come veicolo del podio AO, quindi esclusiva next gen, il nuovo veicolo che è uscito e va veramente una bomba ragazzi. A questo punto trovate sul podio questo veicolo qua, la Penumbra, e poi abbiamo ai veicoli di prova la Warner ragazzi, poi abbiamo la GP1, dopodiché abbiamo la Dominator ragazzi. A questo punto uscirei da LS Autoraduno e vediamo cosa c'è con gli RP doppi ragazzi. E le troviamo su modalità competizione e ci sono queste attività con gli RP doppi. Fatemi sapere nei commenti se l'avete fatte, se vi piacciono o se fanno cacare. Non ci sta più niente con gli RP doppi in attività, quindi passerei direttamente sui siti delle auto ragazzi, che qua la situazione è grave. Quindi su leggendari abbiamo la nuova Grotti, modificabile da AO ragazzi, va fortissimo ma è inguidabile. E poi non troviamo niente su leggendari. A questo punto passiamo su San Andreas ragazzi, dove ci sono 4 veicoli, quindi i primi 4. Diciamo che io l'ho presi, sono carini ragazzi, non costano tanto, anche perché non sono veicoli eclatanti, a parte il mostro lì, questo veicolo qua, che quello è veramente carino, io ve lo consiglio ragazzi. Adesso passiamo a ciò che non è per niente bello e poi lo precisiamo più avanti. Hanno tolto 188 veicoli ragazzi dai siti delle auto, ciò perché andranno messi settimana per settimana da un'altra parte, ma ci arriviamo. Quindi raga, a sto punto andiamo su Warstock, andiamo nell'Avenger, dove ci sarà questa nuova modifica grazie a Charlie. Teneremo il terminale operativo ragazzi, lo possiamo sbloccare direttamente da qua, lo possiamo sbloccare portando l'Avenger all'interno dell'hangar e a quel punto ragazzi entrare all'interno dell'Avenger e fare la modifica e si metterà il terminale operativo. Abbiamo F-160 che è il nuovo jet, hanno nerfato il laser ragazzi, viva la fregna. Dopodiché hanno aggiunto questo veicolo, questo veivolo che è inutile, fa cagare. Poi ragazzi, nuova funzione del menu interazione o touchpad, per diventare membri dell'organizzazione dobbiamo fare diventa capo prima e poi avremo all'interno la possibilità di switchare o uno o l'altro. Ma ragazzi, pensavo che era una cosa fatta bene, quindi diventavamo capi e poi potevamo diventare o membri dell'organizzazione dell'MC o del motorcycle, quindi switchare tra una e l'altra, ma invece una ciolla. Ogni volta comunque dobbiamo sempre chiudere uno per avviare l'altro, quindi non capisco l'utilità di questa cosa, veramente non ha senso, è una cosa che non concepisco. Passiamo ragazzi a una nuova cosa, hanno aggiunto la possibilità di correre senza spammare il tasto, quindi senza schiacciare ripetutamente, attivando questa funzione che trovate in questo punto del menu di pausa, impostazioni, comandi, modalità scatto. Quindi avete presente in prima persona, quando correte in prima persona non dovete spammare il tasto, tenendo premuto il tasto assegnato alla vostra corsa correrà veloce. Questo modo servirà anche per la terza persona, quindi potremo essere veloci senza spammare e rompere i nostri pad. Ottima cosa, ma secondo me è da sistemare, è da correggere, perché guardate che scatti fastidiosi che fa l'analogico sinistro.
Adesso ragazzi passiamo a ciò che veramente non mi è piaciuto, ciò che non è piaciuto a un sacco di gente, una cosa che fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questo è il nuovo capannone ragazzi, dove all'interno ci sono un botto di veicoli. Questi veicoli, indovinate un po', saranno i veicoli che hanno tolto dai nostri siti. Quindi per entrare possiamo entrarci tutti, in poche parole ci danno l'assaggino, ok, ci mettono il pasticcino davanti ragazzi, ce lo fanno annusare e poi ce lo mettono nel dado, perché questo complesso, per chi ancora non lo sa, lo si può solo visitare a meno che non sia l'abbonamento plus, ma non il plus di PS raga, il plus di GTA. Chi non ha questo abbonamento non potrà usufruire di questo capannone. Cosa si fa con questo capannone? Abbiamo tutti i veicoli all'interno in questa maniera che ci proporrà Rockstar settimana per settimana, e poi abbiamo una volta al mese, una volta alla settimana, un veicolo gratis che potremo riscattare. Come ben vedete c'è scritto riscatta questo veicolo, perché chi ha il plus non pagherà il veicolo del podio di questo posto. La cosa è carina, ma non ha senso che me lo fate per gli abbonati. Fate che gli abbonati del plus ce l'hanno gratis, mentre gli altri devono spendere i soldi. Allora sì, era una cosa fatta meglio. Questo è quello che penso io. Quindi raga, usciamo di qua che sono già triggerato, così vi spiego ancora qualcosa di nuovo. Se aprite il vostro menu di pausa, penso sia solo esclusiva next gen, non ho controllato ragazzi nelle old, fatemi sapere nei commenti. Andiamo nella categoria progressi, qua carriera raga, e come vedete avremo la possibilità di tenere d'occhio tutto ciò che facciamo nel gioco. Missioni, colpi, quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto. Ci darà anche la possibilità di vedere le nostre ricompense, quelle riscattate, quelle non riscattate. Questa è un'ottima cosa per sapere quello che stiamo facendo e quello che non abbiamo fatto. Veramente, veramente interessante. Adesso passiamo a una cosa simpaticissima che ho notato. Andiamo dagli outfit, andiamo dal bancone, andiamo su completi progressi carriera e abbiamo un set di outfit. A me questo mi ricorda tanto quello di Dave della storia, ragazzi. Poi passiamo all'outfit di Franklin, poi passiamo a quello di Trevor. Questo dovrebbe essere quello di Michael e questo ragazzi quello di Nick Bellic di cavolo di GTA 4 raga, assurdo, assurdo, veramente veramente una cosa simpatica. Dopodiché raga siamo giunti quasi alla fine, abbiamo il gun van in questa posizione raga e l'arma nuova da riscattare qua, questo è un mitra tattico che sarà una bomba. Da come l'ho provato non è affatto male ragazzi, potrebbe essere un'arma buona negli scontri ravvicinati con gli NPC. Niente male ragazzi, niente male, il prezzo è quello che è, ben sapete che Rockstar specula su queste cose, quindi non aggiungerei nient'altro ragazzi. Adesso passiamo all'Avenger. Come ben sapete, o perlomeno penso che sappiate ormai tutti ragazzi, l'Avenger è diventato un veicolo a sé. Non c'è bisogno più di avere la base, non c'è bisogno di avere l'hangar. Ciò cosa vuol dire? Che se noi non abbiamo né base né hangar, possiamo comprare l'Avenger con la spesa complessiva di 5 milioni e più, modificato completamente. E in questa maniera potremo fare delle missioni nuove, che sono quelle del nuovo DLC. Come potete vedere ragazzi, in questa posizione si troverebbe la CD Charlie, per chi ha iniziato a giocare adesso e non l'ha ancora sbloccata. Avremo delle livree nuove, particolari, sbloccate. Finendo tutte le missioni del nuovo DLC andremo a sbloccare altre livree. Ma come facciamo a fare le missioni del nuovo DLC? Semplice ragazzi, una volta che prendete il vostro Avenger o venite nell'hangar o andate da Charlie o ci fate la modifica salendoci sopra facendo il terminale operativo oppure direttamente dal sito. In questa maniera sbloccheremo tutte le varie modifiche che possiamo fare tra lanciamissili, mitragliatrici eccetera eccetera, e poi interagendo con
questo tabellone, ragazzi, che c'è all'interno dell'Avenger, potremmo iniziare a startare i colpi. Sono sei i colpi, vabbè, chiamiamoli così. Sono sei missioni del cavolo, come sempre. Quindi non vi aspettate chissà che cosa, raga. Dopo un'ora e mezza avete finito il DLC. Cosa veramente carina, come avete notato, io non ero membro dell'organizzazione. Premendo freccia destra per interagire col tabellone, mi ha fatto diventare membro in automatico. Questa è una cosa simpatica. Come ben vedete, io ho fatto solo la prima, mi porterò avanti magari in giornata, ragazzi. Ma veramente i soldi, chiamiamoli così, di questo nuovo business, se si può chiamare, ma non penso si possa chiamare business, è Angels, ragazzi. Tre missioni random che cambiano continuamente, con la paga di circa 500.000 l'uno, quindi 1,5 milioni. La cosa positiva, che devo essere sincero, che nell'ultimo periodo Rockstar sta facendo sì che, raga, se vi create un gruppetto di 3 o 4 persone e iniziate da un punto A a un punto B, quindi un business, poi l'altro business, esempio, agenzia, DAX, in questo caso Avenger, a fine giornata ci avete la media di 7-8 milioni sul conto. Quindi sì, ragazzi, Rockstar sta permettendo di giocare un po' più legit a questo gioco. Infatti stanno andando anche a rompere palle parecchio su determinati glitch che ancora non sono riuscite le patch. Qua, ragazzi, come ben sapete, ci stanno le casse. Avremo la possibilità di mandare qualcuno a recuperare le casse al posto nostro. E niente, a questo punto che dire? Io spero che questo DLC vi è piaciuto, ragazzi. Non so cosa dire, i miglioramenti sono veramente carini. Sono cose che dovevano esserci da un sacco di tempo. Niente di speciale se andiamo a vedere, ragazzi. Ma Rockstar sta cercando di fare qualcosa per noi. No, Rockstar sta cercando semplicemente di portare avanti il gioco a comodo loro. Perché se non andavano a mettere quel cazzo di complesso, raga, a pagamento per il Plus. Quindi, che dire? Lasciate un like, che è fondamentale, ragazzi, per far sì che questi video, che il mio canale, vada nei consigliati. Quindi un pollicione in su, alla prossima, bella regà, sbada bam.